sera dopo 3 minuti si capiva che non potevamo perdere mai. Dovevano fare una partita incredibile loro per vincere, perché la differenza di energia era diversa. È un'impresa di quelle che fanno la storia. La scuola basket Arezzo ha battuto in gara 5 il Prato e si è meritatamente conquistata la Serie B. Dal primo giorno che, parlando con la società e tutto, era... L'inserimento era cercando questa Serie B, e si è arrivato fino alla fine, fino all'ultima partita, l'abbiamo fatto, quindi siamo contentissimi, io personalmente, ma tutta la squadra. Dopo il KO casalingo in gara 4 al Palaestra, nell'ultima sfida, stavolta in casa del Prato, hanno trovato la vittoria alla Palestra Toscanini di Prato. La finale playoff tra Sibe, Gruppo AF Prato e Amen Scuola Basket Arezzo finisce 50-65. Io ho iniziato in Serie B 11 anni fa e ora mi ritrovo a vincere e tornare in Serie B sempre con alcuni ragazzi che mi hanno accompagnato in tutti questi anni qui da Arezzo. È incredibile. Abbiamo avuto dei periodi negativi, dei periodi un po' più positivi. Abbiamo fatto una grande impresa. Una vittoria voluta, sudata, meritata, arrivata nonostante la pesantissima assenza di Federico Fornara, giocatore capace di mettere a referto oltre 16 punti di media nei play-off. Avevamo messo in conto di andare là e cercare di, diciamo, sportivamente picchiare il più possibile. Senza Fornara ci mancavano 15 punti, non potevamo pensare di vincerla a 80 punti. L'unica cosa che potevamo fare era metterli sotto un profilo agonistico. Siamo stati veramente bravi fin dall'inizio a approcciare la partita in difesa, e considerando che abbiamo fatto fare soltanto 50 punti a Prato, è stata in casa loro davvero una prestazione formidabile. L'abbiamo aggrediti dal primo minuto, loro sono andati in difficoltà, capolavoro assoluto di un'annata strepitosa. E adesso per i ragazzi di coach Evangelisti non resta che festeggiare. È stata la mia ultima, era non ho fatto niente, perché non voglio mai stare al centro. L'importante era vincere, ho chiuso un cerchio perfetto, perché ho iniziato a 16 anni qui con la Serie B e ho finito a 35 qui andando in Serie B. Quindi ho fatto quello che mi sento... Ho dato tutto e sono veramente felice di quello che ho fatto e contento che è finita così. Mercoledì 7 giugno alle 19 alle Caselle tutta la SBA premierà i suoi cestisti di tutte le categorie e poi sarà festa grande per la promozione in Serie B. C'è la gioia immensa, credo che nella pallacanestro non sia mai successo Arezzo che ci aspettassero i tifosi per questa impresa. È una cosa che io ci ho lavorato da 20 anni, e vedere questa fine qua è una cosa... non mi vengono le parole. Avevamo studiato questa partita nel minimo dettaglio. Quando ieri mi hanno chiamato i ragazzi perché andassi da loro prima della partita, ho detto proprio questa cosa: se volete vincere questa partita, e io ve lo chiedo personalmente, dobbiamo andare a giocare con le mani addosso come loro hanno giocato qua. E questo l'ho fatto anche per Federico Fornara, perché non era giusto perdere in casa, è sempre, come dire, vinca il migliore, però essere picchiati in casa non andava bene. E oggi noi siamo andati là, abbiamo graffiato tutti fino all'ultimo, dal primo all'ultimo, e quindi questa è una gioia immensa. Io questa dedica, questa vittoria la vorrei dedicare a Angelo Drago, che è sempre stato con noi vicino, e so che lui ci avrebbe goduto tanto. Non c'ho niente da dire, sono molto contento di questa vittoria, di questa promozione in Serie B, e ora c'è da festeggiare.